Siamo ormai vicinissimi al debutto di Animal Crossing New Horizon, naturalmente in esclusiva su Nintendo Switch. Cosa possiamo aspettarci da questa nuova uscita della celebre serie? Proviamo a spiegarvelo in 5 punti. La prima novità con cui veniamo in contatto su Animal Crossing New Horizon è il cambio di ambientazione. Se in ciascuno degli episodi precedenti avevamo a che fare con un villaggio già abitato da simpatici e buffi animaletti, la nostra avventura comincia stavolta su un'isola deserta, libera da qualsivoglia traccia umana o animale. In realtà non saremo propriamente soli, insieme a noi ci saranno infatti Tom Nook, Mirko, Marco ed altri due avventurieri. Tuttavia questo cambiamento si fa sentire, non aspettatevi di trovare tutto pronto come succedeva nei vecchi episodi. Dovrete lavorare duramente perché la vostra isola possa anche solo sperare di somigliare alle ridenti cittadine viste nei capitoli per le precedenti console Nintendo. E questo ci porta direttamente al secondo punto. Animal Crossing New Leaf ci aveva insegnato nuovi compiti nella gestione del villaggio, dandoci, per la prima volta, la possibilità di intervenire direttamente su alcuni suoi elementi. In New Horizon tutto questo viene elevato all'ennesima potenza. Potremmo trasformare letteralmente la nostra isola, dandole la forma che preferiamo, decidendo dove costruire gli edifici, creando insomma il villaggio dei nostri sogni. Questa estrema personalizzazione non si limita soltanto all'isola, anche il nostro personaggio sarà personalizzabile come mai prima d'ora, e lo stesso si può dire di altri elementi come i capi di abbigliamento o come il mobilio. Una componente centrale del nuovo capitolo di Animal Crossing è sicuramente il crafting. Dovrete abituarvi presto a raccogliere tutto ciò che trovate sulla vostra isola, dalla legna alle erbacce, dai fiori alle rocce. Tutto sarà utile per costruire qualcosa. Nel negozio di Nook avremo infatti la possibilità di costruire utensili, mobili e altri oggetti di arredamento, a patto di aver prima imparato come fare attraverso appositi schemi che, solitamente, ci verranno dati da altri personaggi. Gli utensili, a differenza del passato, si rompono con l'uso. Questo significa che spesso dovremo ricostruirli, per cui sarà una buona idea avere sempre un po' di materiali di riserva. Questo focus sul crafting aggiunge un ulteriore elemento di profondità al gioco, che cambia le cose molto più di quanto possa sembrare ad un primo approccio. Se avete già giocato ad un Animal Crossing, conoscete sicuramente uno dei maggiori problemi della serie. Alzi la mano chi di voi ha abbandonato il suo villaggio, è successo a tutti prima o poi. Dopo settimane, mesi, anche anni di amorevoli cure, il villaggio veniva abbandonato, magari anche solo per qualche giorno, perché tanto non c'è niente di nuovo da fare. Fa parte dello spirito del gioco, dopo tutto. New Horizon cerca però di trovare un compromesso, fornendo degli obiettivi al giocatore senza snaturare l'atmosfera rilassante tipica della serie. Sono presenti infatti dei piccoli obiettivi che, una volta raggiunti, ci daranno una ricompensa in miglia di Nook. Ci sono diversi tipi di sfide e alcune di esse si rigenerano continuamente. Questo dà un motivo per entrare nella propria isola almeno una volta al giorno. Fare scorta di miglia è sempre una buona idea in attesa di individuare l'oggetto su cui spendere il nostro capitale. Il punto finale è forse il più ovvio, ma anche il più importante. New Horizon è a tutti gli effetti un capitolo della serie Animal Crossing. Porta con sé molte novità, migliora molti aspetti, ma questo è e questo rimane. Tutto ciò che amate della serie farà il suo ritorno. I personaggi che avete imparato a conoscere ed apprezzare, gli strampalati eventi stagionali, la raccolta di fossili, la caccia a quei maledetti insetti, le visite alle isole degli amici, l'atmosfera incredibilmente rilassante che soltanto Animal Crossing è capace di regalare. È tutto qui, non manca davvero nulla. Per converso però, se avete già tentato di approcciare la serie con scarso successo, difficilmente potrete cambiare idea con questo nuovo episodio. Se invece avete già apprezzato almeno un episodio di Animal Crossing, New Horizon saprà offrirvi l'esperienza migliore proposta dalla serie fino a questo momento.